Quinto giorno a Rio, siamo al Parco degli Atleti, dove ci sono i padiglioni, tra l'altro anche il padiglione Italia. Di nuovo con Carola Carazzone, la nostra compagna di viaggio. Come sta andando, come è andata oggi, cosa è successo, cosa hai fatto? Ma Rio pullula di eventi e di forum paralleli, quindi adesso siamo al Parco degli Atleti, dove ci sono eventi organizzati dai singoli governi, dalle singole delegazioni e da alcune imprese. Di fronte abbiamo invece Rio Centro, dove continuano le negoziazioni e i dialoghi sullo sviluppo sostenibile, a cui abbiamo partecipato oggi, e pieno di side event, di conferenze con relatori delle organizzazioni non governative, sindacati, associazioni, e davvero molto molto fitto di opportunità. Sappiamo che oggi hai espresso la tua opinione, hai votato, ci spieghi meglio? I dialoghi sullo sviluppo sostenibile sono un'iniziativa del governo brasiliano insieme con UNDP, il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. E sono dialoghi appunto per 4 giorni su 10 temi, ed è la prima volta che la società civile può esprimere attraverso una metodologia strutturata le proprie raccomandazioni, che poi andranno ai capi di Stato e di Governo che arrivano mercoledì prossimo per la conferenza vera e propria sullo sviluppo sostenibile. Questa mattina c'erano la possibilità al termine del dialogo sull'eliminazione della povertà alimentare, come al termine di ciascuno dei dialoghi, e quindi niente, verranno portate ai capi di Stato e di Governo 3 raccomandazioni, una che è quella più votata nell'online, una quella più votata dalla platea e una quella più votata dai panel dei relatori, quindi niente, votando tra le 10 disponibili si può dire la propria, dare la propria opinione. Okay. Oggi abbiamo ascoltato anche Vandana Shiva. C'è qualcosa bravissima. Sull'agricoltura, era un panel molto bello, un evento organizzato da una rete di piccoli agricoltori, piccoli pescatori veramente dall'Africa al Canada. Vandana ha fatto un intervento splendido su 5 libertà, in particolare ha richiamato tantissimo l'importanza della libertà dei semi, no? Quindi un pochino contro la mercificazione dei semi e con praticamente intellectual property rights, i marchi, i brevetti e quant'altro. Stamattina la giornata è iniziata con una colazione particolare. Sì, stamattina abbiamo fatto colazione in un centro per bambini in situazione di strada che le suore salesiane hanno in un quartiere del nord di Rio, vicino a una favela dove vivono 2 milioni di persone. Abbiamo fatto colazione con 28 ragazzi dai 7 ai 14 anni che passano con l'associazione AMAR dai 6 agli 8 mesi prima di essere collocati in affidamento ad una famiglia. Buon Rio!